Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati a Pubblica Piazza, ancora una volta in diretta dagli studi di Catanzaro. Il tema, lo abbiamo anticipato attraverso i social, è passato oltre un mese dagli eventi catastrofici legati al dissesto idrogeologico. È stata diciamo sia un'estate che un autunno funesto, quello della nostra regione, per la verità non solo della nostra regione, in tutta Italia sono successi fenomeni legati alla, diciamo, a questa fragilità del territorio italiano, ma in Calabria registriamo quasi sempre un ritardo atavico rispetto, diciamo, a una problematica più complessiva rispetto appunto alla cura, alla manutenzione del territorio. Vicende che hanno appassionato, hanno tenuto incollato gli italiani, come la vicenda che ha riguardato la famiglia di Angelo, che è stata distrutta, annientata, il piccolo Nicolò che non se lo ricorda, le struggenti immagini del funerale e quant'altro. Sono scesi tutti quanti, dal Presidente del Senato, direttori della Protezione Nazionale Civile, insomma, le solite chiacchiere. Dopo un mese, a che punto siamo? E soprattutto oggi ci concentreremo su un'area in particolare, anche se il problema è calabrese, perché ogni giorno siamo alle prese con realtà della nostra regione. Prima di andare a presentare i nostri ospiti, un reportage realizzato per noi dalla nostra Tiziana Bagnato, che ci fa il punto proprio in quell'area della tragedia. Il mio stato d'animo è per terra. I provvedimenti che devo prendere, piango i miei operai soprattutto, perché sono operai da 25 anni, 30 anni. E adesso è dura, cioè io dove mando questi operai specializzati nella mia azienda? Io personalmente non riesco più a risarcire tutti questi danni che ci sono, né risarcire i futuri debitori che devo pagare alla gente, che per andare avanti devi fare sempre investimenti, quindi anticipare soldi dalla gente che ti danno credito. E quella notte era il letto del fiume era più alto di almeno 3-4 metri di quanto è adesso, come ha visto che è venuto Tanzi, ha visto pure lui con gli occhi, che l'ha definito fiume pensile. Tutte queste canne che ancora sono dentro l'azienda hanno fatto di tappo, quindi quelle che loro hanno rotto sopra sono venuti giù, perché le canne sono venute dal fiume, non è che sono venute dal cielo con l'acqua. Siamo stati tutti senza lavoro, prima il principale, poi noi operai, a una certa età non sappiamo più dove andare, e abbiamo stretto le spalle tutti quanti, siamo a casa più di 20 giorni, siamo da pagare da 2 mesi, perché purtroppo aspettavamo questa raccolta di zucchine e non ci è potuto pagare, e siamo così, aspettiamo un giorno all'altro ci possiamo riprendere, se no dove andiamo a finire noi? Abbiamo già una certa età, io ho 53 anni, dove vado? Io lavoro qua sempre, tutti gli anni, adesso siamo stati a casa senza lavoro e c'è il proprietario distrutto e non sappiamo come aiutarlo neanche noi. Sono stata male, malissimo, pure io che non è mio, però sono stata male a vedere tutto questo disastro che c'è stato. Allora, io penso che il danno è evidente, quindi si vede benissimo che in queste condizioni io non ho futuro. Molta gente per strada mi ferma, bravo, ti sei inserito nell'agricoltura, hai fatto bene, perché l'agricoltura è il futuro. Come vedete, qua futuro non ce n'è, io non ne vedo. Per colpa di chi non lo so, però di certo non la nostra, perché noi ci eravamo impegnati a costruire un'azienda dopo tanti anni. Tutto distrutto in una notte. Non c'è niente da dire, ci sono tante cose da dire, ma purtroppo ci limitiamo a questo. A dire che il danno c'è e basta, che dobbiamo fare? Secondo loro devo aspettare, che e io devo aspettare, lasciare come si vedono le canne che sono già le canne non aspettano, cioè purtroppo la natura non aspetta
all'uomo quando si decide a fare delle cose. La natura va avanti, qui quindi crescono alberi, crescono canne e dopo anziché di un danno di 100 facciamo un danno di 1000, cioè perché poi deve andare a togliere e bonificare di nuovo. Quindi se è fatto adesso è un danno X, se è fatto dopo sarà un danno X più Y. Eccoci qua, io inizierei da Antonio Panzarella, che è il figlio del signor Domenico Panzarella, che ci lascia con un interrogativo e partiremo da quel interrogativo. Sì, certo. Poi c'è Tiziana Bagnato, la collega Tiziana Bagnato, che insomma in questi due mesi si è trovata dentro, buttato dentro continue alluvioni, che dentro il fango, diciamo. Soprattutto la città di Lamezia e tutto il territorio, sei stata da lì, dai momenti tragici delle ricerche del popolo Nicolò e della sua famiglia, insomma hai potuto seguire e quindi insomma sei anche una testimone di tutto quello che è avvenuto. E poi abbiamo Mario Pileggi, che è geologo, è uno, diciamo, che impegnato sul fronte proprio dello studio del nostro territorio, sul fronte dell'erosione, sul fronte insomma di quello che avviene con lui, dobbiamo ragionare un po' per vedere non solo quello che sta succedendo, quali sono i rischi, ma insomma se c'è più tempo, perché noi profani, diciamo, quelli che non capiamo di tutto quanto sta succedendo, siamo sottoposto a continue stimolazioni, c'è il meteorologo catastrofico che dice sul riscaldamento, siamo di fronte, diciamo, siamo all'anticamera di una catastrofe universale, insomma, un po' noi, per non parlare nei social poi succede di tutto, ma insomma, quello è un problema un po' più complesso. Voglio dire, noi facciamo questa puntata, abbiamo invitato l'assessore Musmanno, il quale garbatamente ci ha fatto pervenire un messaggio e dice che insomma lui non ha problemi, però lui non ha la delega alla difesa, per la difesa del suolo. Allora abbiamo invitato chi in capo alla presidenza a questa delega, coordina questa delega, che è l'ingegnere Mimmo Pallaria, il quale è impegnato a Roma e ci ha detto che non poteva, abbiamo chiesto se potevamo fare un collegamento telefonico, invece che praticamente sono impegnati in una conferenza. Abbiamo anche contattato i sindaci, sia quello di San Pietro a Maida, quello di Culinga, siamo riusciti a rintracciarlo per la verità, perché è quello più difficile, ma quello di San Pietro a Maida che era disponibile, però insomma oggi ho altri impegni. Allora, noi non demordiamo perché il nostro compito è quello di starvi sul collo. Perché? Perché la linea editoriale che stiamo sposando è quello che non ce la facciamo più a sentire chiacchiere. Perché chiacchiere ne sentiamo ormai, diciamo, i tavoli delle chiacchiere sono pieni, conferenze, seminari, convegni ad alti livelli, allarmi, che poi vedremo con Pileggi, ci ricorderà che c'è, insomma, questo allarme era stato già 2 anni fa da un alto funzionario dello Stato. Insomma, qui le chiacchiere, come si dice, stanno a zero. Tiziana, tu hai potuto vedere. Sì. Insomma, è cambiato qualcosa in tutto il territorio. Qui mo porteremo la testimonianza di Panzarella. Però tu hai girato un po' dappertutto, ogni volta ti hanno chiamato insieme ai Vigili del Fuoco, c'eri tu. Hai visto che è cambiato qualcosa? È cambiato poco, basta andare ad esempio vicino proprio all'azienda dei signori Panzarella per vedere che il fiume è ancora completamente, sembra che ci siano dei continui lavori in corso ed effettivamente i lavori sono stati iniziati per ripristinare un attimo gli argini, per pulirlo, ma sono stati interrotti, che è una cosa, diciamo, gravissima. E, tra l'altro la terza... Quindi il lavoro è rimasto a metà? Esatto. A metà o a un quarto?
Questo da un punto di vista tecnico non te lo so dire, comunque sicuramente non è stato messo in sicurezza. Ci sono decine di aziende e anche famiglie lì a ridosso del torrente Turrina. Siamo all'inizio dell'inverno, bisognerebbe preoccuparsi insomma delle settimane che verranno, dei mesi che verranno, anziché invece lasciare le cose così come stanno, anche perché questo significa anche per gli imprenditori e per le famiglie vivere col patema d'animo. Signor Panzarello. Allora, l'azienda, dalle immagini, è distrutta. È completamente distrutta, sì. Allora, io volevo aprire ringraziando Pasquale per aver voluto la mia presenza qui in studio. Volevo ringraziare Tiziana per il lavoro svolto in queste circostanze un po' drammatiche. Allora, la mia azienda praticamente è stata rasa al suolo. Purtroppo non possiamo... Ricordiamolo, tu sei un giovane, che sì. Insomma, c'è il papà che abbiamo visto, insomma... Però tu hai preso in mano insieme... Stavo per subentrare a mio padre. Sì. Allora, come si parla sempre di chiacchiere, di chi deve rimanere in Calabria, e vi dicendo, eccolo qua, un giovane che ha deciso di rimanere in Calabria, di proseguire il lavoro del padre in agricoltura nella piana, eccolo qua. A questo punto c'è l'azienda rasa al suolo. Io appunto questo, ho deciso di restare in Calabria e di mandare avanti l'azienda mandata avanti da mio padre, con sacrifici e con anni e anni di sacrifici, appunto. Purtroppo in una notte è stato tutto distrutto, come si vede dalle immagini, che praticamente non è rimasto nulla. Allora, quella notte, sì, c'è stata molta acqua e tutto quanto, però purtroppo il fiume, quel tratto di fiume non è stato pulito, come si vede dalle canne, dagli alberi e dal materiale che ha portato all'interno della mia azienda. E praticamente l'acqua è uscita e ha portato via tutto. Io avevo investito i primi soldi, avevo iniziato cercavo di iniziare la prima campagna 2018-2019, e purtroppo quei soldi li ho dovuti spendere, cioè devo pagare ancora le piantine, che avevo già piantato le zucchine come si vede dalle immagini, e i miei operai, ho dovuto già licenziare gli operai perché purtroppo azienda non ce l'ho più, e ho dovuto licenziare gli operai con i danni che conseguono per il fatto del licenziamento. Il mio personale era più che altro femminile, perché non mi vergogno a dirlo, ma io facevo le veci di operaio nella mia azienda. Purtroppo, per il fatto che questo fiume non è stato pulito e esondato, è stato definito fiume pensile, torrente pensile, perché purtroppo il torrente era più alto dei terreni circostanti. E quindi con le conseguenze che poi ci sono, cioè le infiltrazioni di acqua, perché poi il mio terreno era sempre umido proprio per questo motivo, perché l'acqua era sopra il livello. Vorremmo ricordarlo, il fiume, il torrente Turrina, è il torrente che ha ucciso la famiglia. È quello il torrente? No, quello è il Cantagalle. Il Cantagalle, ma siamo nelle vicinanze. Cantagalle. Stessa cosa. No, il Cantagalle è nella a San Biasi. A San Biasi. E quindi quello è il fiume della signora, insomma, che ha perso la vita, perché ci sono state delle confusioni sul nome del torrente. È il torrente, è quello che scende da San Pietro Lametino, attraverso i vari territori comunali. Quindi il Cantagalle, lo chiamavano Cantagalle questo torrente. Ora io non so, ma siamo lì, insomma, siamo in quell'area. Sì, sulla destra del Turrina. Ecco, torneremo su questa questione, perché io adesso voglio capire come questo giovane sia aiutato. Vorrei, se mi manda la scheda, è una piccola memoria fotografica dove si parla, no, non questa, quella la prima che ti ho dato, che era quella, questa poi la commenteremo con il dottor Pileggi, che è quella dove c'è il numero dei morti in Calabria, dove c'è quella cartina in un secolo, eccola qua. Che cosa ci consegna? Questa è una scheda del CNR. Dal 1860 al 2017 in Calabria ci sono state praticamente tra morti e dispersi a causa delle inondazioni, dei movimenti franosi, oltre 500 morti, per questi fenomeni. Pensate un po',
200 di questi sono avvenuti negli ultimi 50 anni. Questo è più o meno, manca qualche cosa, ma quindi significa che in un secolo diciamo il 50% delle vittime si sono verificate però negli anni contemporanei, a partire dagli anni 50 in poi. Quello che ha coinciso, no, dottore Pileggi, con diciamo la crescita edilizia, urbanistica, insomma, potremmo dire con la scarsa attenzione nel passaggio tra la civiltà contadina e... Si verifica quello che è scritto nei lavori della Commissione sulla difesa del suolo, denominata De Marchi, del famoso ingegnere De Marchi, che fu istituita dopo l'alluvione di Firenze, dove ci sta scritto che dopo aver definito quella che è la realtà dei rischi in Italia, alluvionali e di frana, si dice ogni anno che passa i danni, se non si interverrà, i danni che si produrranno saranno sempre più gravi. Questo dato, questa progressione che lei ha accennato ora è confermata dagli ultimi studi dell'ISPRA, che ha individuato un incremento della popolazione esposta al rischio alluvione e rischio frana dal 2015 al 2018 del 4,6% circa. Quindi questa cosa qui, poi parleremo con quella cartina, perché quella cartina, la prima, insomma, che ha portato il dottore Pileggi, ci indica insomma come la conoscenza comunque del problema, diciamo, non è che abbiamo bisogno di studiare, cioè qui il malato lo conosciamo com'è. Abbiamo dati infiniti. Quindi no, si sa ovunque dove ci sono le aree esposte al rischio e le persone esposte al rischio. Se mi manda quella cartina alla regia, quella che aveva mandato per errore all'inizio, eccola qua. In quella cartina, mi diceva, quelle aree con i puntini sono, diciamo... Sono conoidi di deiezione, cioè depositi alluvionali, materiale, esatto. Sabbia, ciottoli, massi trasportati dai corsi d'acqua. Invece quella bianca... se ne vedono una vasta estensione sotto gli abitati di Nicastro e San Biase. Sì. E poi, grosso modo, nella zona di cui stiamo parlando ora, sì, cioè del Rosso. Quello che è invece più vicino al mare, che nella leggenda è di colore bianco, sì, sono depositi alluvionali recenti, nella... più vicino al mare ci sono le dune costiere, sempre in bianco, e poi i depositi alluvionali più recenti, sì, tempi storici. Ci fermiamo un attimo, perché il presidente Oliverio qualche giorno fa era alla conferenza Stato-Regione e si parlava appunto di questo. Insomma, questo è un video che il presidente della Giunta regionale ha pubblicato sul suo profilo istituzionale, quindi... il Presidente lo ha postato ed è il suo intervento in seno alla conferenza Stato-Regione su questa questione del dissesto idrogeologico legato alle questioni alluvionali. Io vorrei proporvelo, perché poi insieme ne vorrei un po' discutere, perché a me personalmente, diciamo, il Presidente lo ha messo come elemento di attività sua, ma insomma io... questo suo intervento mi ha suscitato molte perplessità. Guardiamolo un attimo. Viali, eccetera, eccetera, non è curato, non è attenzionato. Allora c'è una riflessione da fare su questo versante, che assieme agli interventi di carattere strutturale, e poi farò una riflessione anche su questo, c'è un problema immediato da affrontare, quello di costituire un fondo, costituire uno strumento, regolare gli istituti di manutenzione ordinaria che devono essere affrontati, devono essere rimessi con i piedi per terra.
E questo è un problema che io ritengo sia troppo banalizzato, ma non è banale, e in questo quadro mi permetto di dire, c'è il problema delle aste fluviali, ma c'è per esempio il problema della viabilità provinciale, la viabilità secondaria, può sembrare banale, ma banale non è. L'altro giorno sono stato io in provincia di Vicco e solo per un caso fortuito non si è verificata una tragedia con 200 o 300 persone che ci avrebbero perso la vita. E sotto una strada c'è un intero quartiere che praticamente è stato travolto dal fango perché non si fa la cura delle cunette, i confini sono bloccati. Scusate la mia semplificazione, la banalizzazione delle cose, ma purtroppo manca una cultura della manutenzione che praticamente deve essere recuperata. E ci devono essere strumenti, ci devono essere risorse, ci deve essere concretamente una politica e una programmazione che va in questa direzione. Secondo, i problemi di carattere strutturale, il REMS, bene, noi abbiamo lavorato per recuperare risorse della PQ 2010 che erano state bloccate, abbiamo sbloccate, eccetera. Si pone un problema di semplificazione delle procedure. Per quanto, le cose che hai detto, che sono sottolineate, per quanto riguarda questo tipo di intervento, non è possibile che da quando si programma a quando si apre il cantiere per la sistemazione di un versante, passano anni solo per la progettazione delle opere. C'è una procedura che è pazzesca. Allora si tratta di affrontarlo questo nodo delle procedure, della semplificazione. È vero che praticamente sono interventi di mitigazione del rischio. Al rischio non si può rispondere con procedure ordinarie a problemi di questa montagna. Quindi c'è un problema di semplificazione delle procedure, che è un problema che si pone in modo. Poi c'è un problema di risorse, chiaramente. Di risorse che vanno rafforzate, perché parlare di manutenzione ordinaria significa, come dire, mettere risorse in campo, soprattutto individuare e definire i soggetti che sono preposti alla manutenzione con una visione coordinata delle cose, evitando che c'è praticamente la mano destra non sa quello che è la sinistra, stiamo riferendo consorzi di politica, c'è una pluralità di soggetti che interviene, senza, diciamo, avere spesso la possibilità di avere un coordinamento. Quindi da questo punto di vista credo una riflessione va fatta e la costruzione, come lei, di un tavolo per coordinare la definizione degli strumenti, delle risorse e degli interventi è urgente. Io credo che da questo punto di vista la riunione di oggi può essere utile, anzi la ritengo importante, proprio perché partendo da un quadro ricognitivo della situazione che regione per regione bisogna assumere, si possa innestare un processo che va in queste due direzioni. Grazie per... Ora, voi dite perché mi ha lasciato turbato questo intervento. Presidente, Oliverio stava parlando alla conferenza Stato-Regioni, cioè quell'organismo che sostanzialmente mette istituzionalmente in collegamento i presidenti della Regione con lo Stato. Ora, il Presidente della Regione ci ha detto tre cose sostanzialmente. La prima, che non c'è la cultura della manutenzione, quindi non si fa manutenzione. Ecco, primo punto. La seconda questione, che c'è un problema legato, diciamo, alle risorse, è questo, diciamo. Terzo problema che pone il presidente Oliverio è la velocità delle procedure. E propone una cosa che è di una, diciamo, banale, l'abbiamo percorsa tante volte. Dice, siccome qua siamo di fronte al rischio, quindi all'emergenza, dobbiamo fare una legislazione di emergenza per poter praticamente... Ora, mi pare che il dissesto idrogeologico sia in capo a un commissario, proprio per rispondere alle logiche dell'emergenza, che aveva anche un'enorme mole di risorse da spendere, insomma, derogando all'ordinario. E non mi pare che in questi anni di commissariamento, che sono quasi o meno 10, 7 o 8 comunque... Sì. Abbiamo fatto passi in avanti, dottore Pileggi, cioè in termini della velocità. Dopodiché diceva, e qui io lo pongo, ma dice, chi fa gli interventi? Ora questa cosa qui lo dice il signor Panzarella. Chi glielo deve pulire questo fiume? Anche perché io ho assistito tutta una serie, c'è un dibattito, Tiziana. Di chi?
E lo deve pulire il comune di competenza, lo deve pulire la regione, Calabria Verde, i consorzi di benefico oppure la protezione civile. E c'è un dibattito da due mesi in cui il commissario generale Marigio è intervenuto al congresso regionale per dire attenzione che noi non dobbiamo pulire i fiumi, non ci tocca a noi. Tanzi dice no, io devo intervenire, tra l'altro poi non sappiamo, non c'è la manutenzione, ma non sappiamo neanche se c'è Tanzi poi più, insomma questo ancora è da vedere. Tanzi dice io sono la protezione civile, io intervengo per diciamo supportare l'emergenza in quei momenti. I consorzi del bonifico dicono ma noi non abbiamo i soldi, tocca a noi perché non abbiamo i soldi in alcune aree, in altre aree no perché i fossi... Era competenza della provincia. Era la provincia, però Del Rio la provincia l'ha demolita e oggi sono con le, in tela di braghe, come si suol dire. Allora, dottore Peleggi, lei è uno studioso, viene chiamato a convegni, io lo so, relazione, eccetera, eccetera, ma non le sembra paradossale tutto questo? E qui da cittadino, diciamo, più che da studioso geologo. Purtroppo lo è. La conferenza Stato-Regioni, noi abbiamo, secondo me, il dovere di evidenziare quella che è la realtà del degrado idrogeologico del paese e qua diciamola tutta, direttore. In Calabria, lo ha detto l'attuale capo della protezione civile, non c'è consapevolezza della gravità del rischio al quale sono esposti popolazioni, edifici, aziende agricole, beni culturali e gran parte del territorio. Non c'è questa consapevolezza. Non c'è, a tal punto che abbiamo chiuso l'ospedale di Lamezia, diciamo che neanche nel caso di cataclismi, insomma, potessi capire noi in quest'area enorme che dovrebbe essere centrale, e non ci ritroveremmo neanche diciamo, l'assistenza diciamo, di primo livello. Allora, intanto per dare un po' di consapevolezza, il ruolo svolto dall'emittente come la vostra è fondamentale, è utilissimo. Io la ringrazio per questo servizio che lei fa per il bene pubblico, che non ci fornisce invece la TV nazionale sicuramente, sia quella pubblica che quella privata, che lo sottolineava prima lei, non solo nei social, ma anche in queste talk show nazionali, si preferisce... parlare del sesso degli angeli, spesso. Perfetto, e non individuare. Allora, intanto qui, sulla gravità... Quei dati. Sulla gravità. Borrelli, dopo l'evento dei primi di ottobre e la morte, ha detto che non c'è questa consapevolezza sulla gravità e che bisogna mettere in campo le misure elementari di autoprotezione. Che cosa vuol dire autoprotezione? E qui vuol dire che dobbiamo agire a livello individuale, a livello complessivo di un ambiente, di un quartiere, a livello comunale, a livello regionale. Cioè, ai vari livelli si deve intervenire per mettere in campo tutta una serie di tutele del territorio. Di tutele del territorio e della popolazione. E dell'incolumità. Anche noi dobbiamo mettere, ogni singolo cittadino deve avere delle precauzioni, utilizzare, se c'è un evento particolarmente piovoso e in certe aree che devono essere rese note da parte dei comuni, della protezione civile, della regione, e in questo l'emittente può svolgere e svolge un ruolo importantissimo, perché le aree a rischio sono tutte mappate. Noi sappiamo alla perfezione ogni area che è a rischio alluvione o a rischio frane. Ne abbiamo con... Prima di andare in pubblicità, perché devo andare un attimo in pubblicità, vorrei che la regia mi mandasse una cosa, perché
il dottore Pileggi ha ricordato l'attuale capo della Protezione Civile, ma prima di lui quello che attualmente è capo della Polizia, della Polizia di Stato, il prefetto Gabrielli, aveva detto parole ancora più pesanti. Se mi mandate quella scheda delle altre foto, quella dove c'è un articolo di giornale e le dichiarazioni di... Eccolo qua. Ecco, lì in questa forse ci sono delle affermazioni che ha fatto allora il capo della Protezione Civile, Gabriele, attuale capo della Polizia. Sono venuto qui dove vive uno dei malati ambientali cronici più gravi d'Italia, la vostra regione, a chiedere aiuto, a chiedere l'aiuto del malato grave, per cercare la mappa dei percorsi che permettono di evadere dalla giungla delle catastrofe incombenti e ritrovare sentieri più facili da camminare. Questo lo diceva, fa parte, una parte, dell'intervento di Gabrielli all'apertura dell'anno accademico 1914-2015. Invito tutti quelli che sono interessati a capire qual è la gravità del rischio a leggersi questo intervento. Dopo, nel 2015, la vostra emittente ha intervistato D'Angelis, sì, il responsabile della missione contro il dissesto idrogeologico, ora abolita dall'attuale governo. Sì. Dice, ha detto alla vostra televisione, a non farmi dormire la notte sono, sì, la Liguria e la Calabria, i fiumi, il Turrina compreso, sono bombe ad orologeria. Una bomba che ha investito la famiglia prima ancora dell'azienda. Parlavamo di autoprotezione, pochi secondi però mi piace, dice... Le istituzioni che si autoproteggono, soprattutto proteggono l'incolumità delle persone. La sua famiglia si è sentita protetta? No, non la mia. Praticamente dalla parte opposta del torrente, dalla parte opposta della mia azienda, c'è una famiglia di 6 persone. Mo, il presidente Oliverio ha parlato di manutenzione e di incolumità delle persone. La manutenzione non è stata fatta in quel tratto e l'incolumità delle persone stava per essere... toccata, perché purtroppo è uscito prima che esondasse dalla parte mia, dalla parte della mia azienda, ha iniziato a esondare dall'altra parte dove abitano queste, dove vivono queste persone. Siccome era di notte, cioè, andavano incontro a un qualcosa di grosso, perché quella sera il fiume era veramente pieno. Mi pare che Tiziano se ne ha eseguito anche questa cosa. Hanno rischiato di più morire. Più che una bella ragazza che sei, sei anche un mastino dal punto di vista giuridico, perché non hai mollato nulla sul presidente Oliverio, diciamo. Ci proviamo. Diciamo che sono 2 mesi che mi sporco le scarpe di fango. Questo perché? Perché tra l'altro il fango non si sta assorbendo, continuano ad esserci dei danni importanti. Nell'azienda di Antonio Panzarella ci sono poi dei rifiuti ingombranti, rifiuti speciali, c'è di tutto. Proprio a testimoniare li ha portati il fiume, che il fiume non era pulito, perché se il fiume fosse stato pulito non avrebbe portato delle carcasse d'auto piuttosto che pneumatici di tiro. Del fiume ha portato tutto direttamente lì, piuttosto che degli alberi enormi, mastodontici. E questo appunto evidenzia che, al di là di quanto qualcuno dice, il fiume evidentemente non era pulito. Poi quello che preoccupa, a proposito di autoprotezione, ma quale autoprotezione possono fare i cittadini se una settimana dopo l'esondazione del Turrina il fiume è riesondato perché l'argine non era stato ripristinato? E noi tra l'altro siamo passati con la macchina dentro il fiume per poter fare proprio, no, dentro il fiume, dentro, chiedo scusa, la statale 18 allagata, proprio per poter fare le riprese e fare vedere com'era la situazione, con le aziende dell'area industriale, che già non è un'area industriale messa benissimo e lo sappiamo quali sono, insomma, le problematiche dell'area ex SIR, le aziende preoccupatissime, perché già avevano conteggiato centinaia di milioni di danni, centinaia di migliaia di euro di danni, chiedo scusa, dopo una settimana, la seconda esondazione. Mi pare chiaro. Ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo. Intanto io vorrei ricordare, prima di prendere la pubblicità, il numero in sovraimpressione per gli interventi. Chi, insomma, state ascoltando
Chi volesse anche segnalarci anche situazioni di rischio che noi non sappiamo, perché insomma vedetela come una prima puntata su questo tema, perché qui dobbiamo incalzare, perché siamo veramente diciamo in una situazione di grave pericolo. 0961 19 64 4 e 68 per coloro che vogliono intervenire in diretta e dire la propria, oppure con messaggi WhatsApp 340 12 19 080. Pubblicità, ci rivedremo fra pochi secondi. Il nuovo format dedicato al mondo dei motori con le ultime news, test drive, gare e competizioni di oggi e di ieri, fino ad arrivare alle prime gare del Novecento. U-Motor, tutti i giorni alle 19, in esclusiva per la Calabria sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre. Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Freeze! Vecchio amaro del capo. Il nostro amaro italiano. I supermercati della Calabria. Fiorillo Sgrassatore Universale, il prodotto ideale per la pulizia delle superfici più difficili della cucina e la rimozione dello sporco ostinato da ogni superficie. Fiorillo, lui pulisce, io brillo. Villa Adelchi, da 15 anni è residenza sanitaria assistenziale e casa protetta per anziani. Il personale altamente qualificato attraverso una struttura d'avanguardia eroga prestazioni nei settori della riabilitazione residenziale, domiciliare, ambulatoriale. Villa Adelchi, dedizione oltre le cure. È proprio qui, dalle sorgenti della Sila, che sgorga l'acqua oligo minerale Fontenoce. Leggera per il suo basso residuo fisso, con poco sodio. Pura per i suoi bassi nitrati. Sicura perché controllata ogni ora in laboratorio. Grazie alle sue naturali virtù, l'acqua Fontenoce è indicata per l'alimentazione dei neonati. Con l'approvazione del Ministero della Salute. Da oggi è disponibile anche nel nuovo formato in vetro da un litro. Dedicata a tutte noi e ai nostri bambini. La C-Sport, uno sguardo al basket, al calcio e al volley delle squadre calabresi. Da lunedì a venerdì alle 19.30 sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre. Riprendiamo la nostra discussione. Qui vi ricordo gli ospiti, il dottor Mario Pileggi, geologo, studioso del sistema del suolo, soprattutto nell'area di cui stiamo discutendo, che è l'area di Lamezia, l'area centrale della Calabria, ma è della regione in generale, che diciamo conosciamo tutto, come diceva appunto il dottor Pileggi. La nostra Tiziana Bagnato, che ha seguito in questi ultimi due mesi, insomma, in maniera veramente anche in alcuni momenti drammatici, tutti questi fenomeni. Antonio Panzarella, che è questo giovane imprenditore agricolo, che è un imprenditore, ma attualmente questa situazione gli ha raso al suolo l'azienda. Con lui ritorneremo poi sulle sue prospettive, sulle prospettive diciamo di lavoro. Però vorremmo non dimenticarci, diciamo, no? Perché insomma Antonio ha avuto anche il coraggio, anche la forza di venire oggi qui con noi. Io lo ringrazio, lui ha ringraziato noi, ma noi ringraziamo lui, perché non è semplice in queste condizioni venire, diciamo, a discutere, no? Però io vorrei vedere che la situazione che ha lasciato questa ondata di maltempo nella piana è ancora più drammatica. Vediamo il secondo reportage, sempre fatto dalla nostra Tiziana Bagnato, che è andata appunto azienda per azienda a verificare quello che è successo.
Il fiume Rendace ci ha messo in ginocchio a noi qua agricoltori su queste sponde del fiume. Ha danneggiato 4 ettari di serre e più 4 ettari di campo libero, sia agrumeto che fagiolini, fave a campo libero, piselli. Nelle serre, diciamo, c'erano le zucchine, i fagiolini, i cetrioli, le melanzane, dove piantare le fragole a giorni, e mi ha rovinato tutti gli impianti. Al di là degli ingenti danni economici e del tempo che ci vorrà per sistemare un po' tutte le strutture che stiamo già facendo, c'è anche la beffa. Nessuno degli organi preposti, nessuna delle istituzioni, tranne l'associazione di categorie direttamente interessate, è venuta a interessarsi del nostro problema, o perlomeno a chiederci. E questo è veramente, veramente grave, perché moralmente ci fa sentire completamente isolati dalle istituzioni. È sondato il Turrina, che è il torrente che costeggia l'area industriale, e ci siamo ritrovati con 50 centimetri di acqua in tutta l'azienda. L'acqua ha coperto tutta quanta la superficie dell'azienda, sono 120.000 metri quadrati, e soprattutto per quanto riguarda gli impianti che erano a terra ha danneggiato un po' quasi tutti gli impianti. Circa un metro e 20 centimetri esterno per 22.000 metri di tutta la nostra area. Negli uffici è arrivata a circa 50 centimetri danneggiando, oltre chiaramente alle porte, alle scrivanie, alle librerie, ha danneggiato in maniera irreparabile purtroppo tutti i documenti. Ci siamo rimboccati le maniche da mezz'ora dopo che è successo tutto per cercare di nuovo di riprendere la normalità, tra virgolette. Io penso che se fosse successo di giorno, adesso staremmo piangendo delle persone, che sarebbe stato ancora peggio. Infatti diciamo che il primo giorno la nostra rabbia è stata per i mancati soccorsi, però poi pensando che i vigili del fuoco erano impegnati comunque per recuperare delle persone disperse, a maggior ragione ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto, abbiamo pensato di contare su noi stessi invece che sulle autorità, perché avevano ben altro a cui pensare di più importante, ecco. C'è un'economia in ginocchio, abbiamo visto dalle immagini, dopo uno spaccato, la nostra Tiziana è stata brava, è andata, diciamo, ad alcune aziende rappresentative. Siamo nel cuore della piana, dove c'è, diciamo, quell'agricoltura fiorente, una delle poco. La polpa. A proposito Pasquale, queste aziende agricole, tra cui anche quella del signor Panzarella, tramite la cooperativa Il Coppi, che è stata quella a cui ha fatto visita il ministro per l'agricoltura qualche settimana fa, esportano poi ciò che viene prodotto in Calabria in tutta Italia e nelle catene di supermercati nazionali. Quindi diciamo... Noi dobbiamo tutelare le persone, ma dobbiamo tutelare quel poco di economia che è vitale, diciamo, non possiamo lasciarla in ginocchio. Cioè non è possibile che qui, dopo due mesi, il giovane imprenditore Panzarella è qui negli studi. Presidente Oliverio, diciamo, ingegnere Ballaria, insomma, quelli che un po' governate in Calabria, poi insomma ci rivolgeremo anche al nazionale. Voi capite che il resto sono chiacchiere, insomma, l'antindrangheta, la cosa, diciamo. Se Panzarella, tu che, insomma, io ti do del tu perché sei un giovane, certo, puoi essere mio figlio, insomma, tu adesso cosa ti attendi? Perché allora, il mio sogno, come ho detto prima, era quello di
continuare l'azienda mandata avanti da mio padre con tanti sacrifici. Purtroppo in questo momento, dalle immagini che avete visto, non si può proprio pensare a un futuro. Io ho provato ad entrare con i mezzi agricoli per poter fare qualche opera di pulizia, non dico altro, ma almeno di pulizia. Non mi è stato possibile perché restavo impantanato. Io spero e vorrei restare in Calabria per poter dire io sono in Calabria, dico coltivo, faccio il prodotto italiano, perché noi comunque, come ha detto Tiziana, siamo soci di una cooperativa e quindi andiamo noi riforniamo anche le grandi distribuzioni, quindi avevamo dei contratti che adesso non possiamo più adempiere a questi contratti, quindi voglio dire, siamo in queste situazioni. Noi più volte ci siamo ripresi da calamità, quali il gelo, quali il vento. Per 2 anni di fila il gelo ci ha bruciato completamente tutta la campagna delle zucchine. Però purtroppo ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo rialzati. Ad aprile c'è stato il vento, con raffiche che andavano pure a 140 km orari, e ha piegato delle serre, mi ha rotto delle di plastica, però ci siamo rimboccati nuovamente le maniche e ci siamo rialzati, abbiamo aggiustato e tutto quanto. Però adesso non si tratta di calamità, perché purtroppo è la manutenzione che manca in questi benedetti fiumi. Abbiamo visto, mi faceva osservare Tiziana, là c'è le canne erano facevano da tappo, sì. E qualcuno sosteneva pure che era stato pulito, esatto. E quelle canne lì, dottor, almeno sono mesi e mesi che sono cresciute, non è che crescono in un giorno le canne. Qui non si vuole tenere conto che poco più di 100 anni fa, meno di 100 anni fa, da Nocera Tirinese a Pizzo c'era palude. Con la bonifica, insomma, che fece. Con la bonifica e la realizzazione di una serie di canali e di opere di sistemazione dei corsi d'acqua, compreso il Turrina, si è praticamente prosciugata la laguna e consentito a questa vasta pianura di emergere, di essere utilizzata a scopo agricolo, come viene utilizzata da queste aziende, dove c'è un microclima favorevolissimo per la produzione di prodotti di altissima qualità, ma la manutenzione dei canali e dei corsi d'acqua è essenziale. Se viene a mancare, quello che abbiamo visto accadere ad ottobre, con eventi un pochino più sfavorevoli, rischiano di estendere, ma molto molto di più, quello che abbiamo visto. In Veneto si sono rialzati. Bravo. No? Sì. Questa conferenza Stato-Regione, insomma, al di là delle chiacchiere e delle lezioncine. Deve emergere la realtà della Calabria, che è una realtà di una gravità riguardo il degrado idrogeologico enorme, per cui intanto va chiarito subito che per quanto riguarda le vite umane, questa gravità non impedisce che si possano evitare le perdite di vite umane, perché siamo in condizione di evitare perdite umane. Abbiamo tutti i mezzi e le conoscenze per evitare che la gente muoia per la pioggia. Questo anche perché mi pare che non è che questa pioggia di questi giorni sia tra le più... Infatti, in passato ci sono state molto più... Ha ragione, molto più intense e dannose di quello che abbiamo avuto. L'anno scorso è piovuto poco, quest'anno ha incominciato a vedersi un po' di effetti, comunque non abbiamo, negli ultimissimi anni, non abbiamo avuto episodi particolarmente duri e grossi per quanto riguarda. Nel Veneto si vede lì un rapporto tra la regione e lo Stato che è totalmente diverso da quello che è tra le regioni meridionali e lo Stato. Lì il presidente Zaia si è subito attivato per avere risorse, mezzi e in un certo senso quegli alberi che abbiamo visto tutti abbattuti eccetera, che dovevano essere un disastro, una catastrofe, cioè, sembra che stia diventando un'opportunità di
Insomma, hanno avuto anche il sostegno dei media, dello Stato. Perché, insomma, diciamolo qua, perché noi gridiamo qui, abbaiamo alla luna, siamo tra Mormanno e Reggio Calabria, però, insomma, qui dobbiamo... Io un attimo, perché vorrei collegarmi, perché è lì il nostro Alessio Bombasso, perché mentre noi andiamo in onda, in diretta, il presidente Conte, diciamo, sì, sta facendo il giro. Ora, al di là di alcuni colleghi, io, insomma, apprezziamo, che parlano di visita storica. Le visite storiche, io queste cose ci credo, anche perché i presidenti del Consiglio qui ci sono stati. Il problema è vedere cosa vogliono fare. Allora, vediamo un attimo che ci dice il nostro collega Alessio Bombasso, che si trova a Crotone, che ha seguito il presidente del Consiglio. Buon pomeriggio, direttore. Da Isola Capo Rizzuto, la visita calabrese del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come dicevi, si è conclusa da qui. Siamo in contrada Cepa, strada provinciale 48, non un luogo scelto a caso, evidentemente. Qui nasce il parco eolico confiscato alla famiglia Arena, una delle più potenti di 'Ndrangheta, il bene confiscato tra l'altro alla criminalità più grande d'Europa. Qui nasce l'azienda agricola gestita dalla cooperativa Terre Ioniche, Libera Terra, che opera su altri terreni confiscati alla 'Ndrangheta. Il Premier Conte è stato qualche minuto in colloquio privato proprio con i responsabili della cooperativa. Noi ci troviamo in compagnia con Don Ennio Stamile, referente Libera in Calabria. Un segnale importante. Sicuramente molto importante, perché segna la vicinanza delle istituzioni, dei vertici delle istituzioni, a queste realtà che sono i beni confiscati, che sono realtà importanti, strategiche per fare fronte alle mafie, in modo particolare alla 'Ndrangheta, visto che è considerato che siamo in Calabria. D'altro canto, noi ci auguriamo che queste visite, che pure sono davvero importanti, possano, ecco, portare più sapienti consigli in ordine a, poi a quella riforma che è stata prevista ed inserita nel decreto sicurezza per quanto riguarda sempre i beni confiscati, che addirittura potrebbero essere venduti ai privati, e questo significherebbe depotenziare questo istituto, significherebbe impedire il processo di restituzione alla società di questi beni, impedire che in questo luogo, da parte di tutta, da ogni parte d'Italia, venga a fare d'estate i campi estate liberi, venga quindi a fare formazione, a conoscere la realtà della Calabria, sicuramente la 'Ndrangheta, ma soprattutto venga a formare le coscienze per una cittadinanza attiva e responsabile. Tutto questo è un bene confiscato, per cui va compreso in tutta la sua importanza e in tutta la sua bellezza. Grazie a Don Ennio Stamile, referente di Libera. Il Premier Conte ha lasciato la Calabria per dirigersi a Napoli. Una giornata, quella calabrese, iniziata, come avrete sicuramente anticipato, a Reggio Calabria, dove si è parlato di criminalità alla luce anche degli ultimi episodi, e poi a Locri, invece, tema trattato, la sanità. Se non ci sono domande, vi restituisco la linea. Grazie Alessio, buon lavoro. Insomma, abbiamo avuto anche poi, insomma, alcune... noi ci auguriamo che la visita di questo Presidente del Consiglio, ma del Governo, non si caratterizzi per come si è caratterizzata ormai la vicenda, diciamo, delle relazioni tra lo Stato e i governi con la Calabria. La Calabria come fatto criminale. E quindi esauriamo tutto qua. Invece c'era un signore che si chiamava Giustino Fortunato che ci diceva: è un bel fatto criminale, ma voi dovete sapere che il fatto criminale è la conseguenza di una grande insofferenza economica. Lo diceva un centinaio d'anni fa un certo meridionista di nome Giustino Fortunato. Ha detto Conte che comunque tornerà a gennaio, si porterà un po' di ministri per vedere di come affrontare tra le priorità, che ha messo la questione sanitaria e poi tutta un'altra serie di questioni. Ma qui c'è il dissesto. E mi diceva, Panzarella, che voleva fare una domanda al dottore Pileggi. Volevo approfittare del fatto che c'è un gioco qui in studio. Allora, la manutenzione, sì, si parla di canne, ma qua non si parla di canne, stiamo parlando di alberi all'interno del fiume. Questi alberi che hanno fatto da diga con le canne, e quindi è successo quello che è successo. Si capisce che non c'è la manutenzione,
dal fatto che le briglie sono, risultano inesistenti, però in teoria ci sono, sono sommerse. Quindi io una domanda volevo fare. No, una domanda che abbiamo queste, 15 minuti. Queste briglie a cosa servono? Vai. E sono opere essenziali per evitare quello che è successo. Per evitare quello che è successo, lungo i corsi, il profilo dei corsi d'acqua si realizzano delle opere che servono a rallentare la velocità delle acque e quindi a depositare, a lasciare depositare una parte dei materiali che vengono trasportati dalle acque e quindi creare meno danni a valle. Queste sono, sono sommerse, in questo caso erano sommerse. In questo caso praticamente è sparita la funzione, questa funzione di regolazione delle acque, che è sempre ovunque fondamentale per evitare disastri a valle, nello specifico di tutti i corsi d'acqua che finiscono nel Tirreno, nella piana di Lamezia, lì è un caso, è fondamentale mantenere la manutenzione di questi corsi d'acqua e canali. Se si modifica quell'equilibrio che è stato raggiunto con le opere della bonifica, salta tutto il sistema. E questo rischio è incombente. Questo è una... non voglio fare allarmismi. No, ma quello dobbiamo fare gli allarmismi. No, no, no. Perché voglio, poi infatti sono andato oltre dall'allarmismo. Ripeto quello che lei ha fatto vedere prima di Gabrielli... lo ha detto Dagnes. Gabrielli, non è che... Cioè, fuori dalla Calabria è ben evidente e si ha consapevolezza di qual è la gravità della condizione del nostro territorio ed è bene esposti al rischio fuori dalla Calabria. In Calabria no, non c'è questa... Qualche dato, se lo posso dare velocemente. Pochissimi secondi perché poi insomma siamo proprio ai saluti e vorrei... chiedere una cosa a Panzarella e a Tiziano. Vai. Popolazione a rischio residente in area pericolosità di frana, 171.225. In area pericolosità idraulica la popolazione a rischio è di 246.686. Questi sono dati recenti dell'ISPRA. Edifici a rischio idraulico, 84.703. In area pericolosità da frana 83.779. Quindi siamo 160.000 fabbricati più o meno. Che sono... Beni culturali a rischio. A pericolosità idraulica 4.893. Quello ad aree a pericolosità da frana 1.010. Le unità di imprese a rischio. Locale. Questa chiudiamo. In area pericolosità idraulica sono 15.573, mentre quella frana 8.049. E queste parole del dottore Pileggi sono, diciamo, una... come si dice? È il dato ufficiale. Il dato ufficiale. Quindi, Presidente Oliverio, se faccio i conti, una domanda flash a Antonio, che speriamo di riavere, diciamo, in una condizione più positiva. Se ce la fa, altrimenti va via? No, devo. Cioè, io vorrei restare in Calabria. Cerco di fare il possibile per ripristinare l'azienda, però se non arriva un aiuto da... E io la trasferisco questa cosa. Presidente Oliverio, qui c'è un giovane imprenditore che vuole rimanere in Calabria. Adesso è in ginocchio. Adesso tocca alle istituzioni dare... una risposta, sei d'accordo Tiziana? Assolutamente, non si può solamente parlare, bisogna intervenire, agire, aiutare gli imprenditori come Panzarella, ce ne sono tanti, e soprattutto intervenire immediatamente sui corsi d'acqua, perché al momento non sono sicuri. Noi abbiamo cercato di offrire uno spaccato, la prossima volta ci auguriamo di avere qui in studio anche coloro che hanno il potere di decidere e non trincerarvi dietro quello che c'ha la delega, perché di queste cose... onestamente insomma la gente se ne, non se ne può fregare di meno, per dirla alla romana, che ha la delega della difesa del suolo. Qua qualcuno la prossima volta venga e dica ai calabresi come intende
fare una battaglia per mettere in sicurezza i numeri che ci ha dato il dottore Pileggi. Grazie di essere stati qui con me stasera, grazie al dottore Pileggi che insomma continua il suo lavoro, noi lo incitiamo a continuare per darci appunto questa condizione, grazie alla nostra bella e brava Tiziana Bagnante, soprattutto grazie ad Antonio Pezzella. Grazie. Facciamo un in bocca al lupo, per oggi abbiamo finito, alla prossima!